Prima di iniziare il video, se sentite tipo è il mio ventilatore, quindi partiamo col video. Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi sarà questo nuovo video in cui oggi il primo livello sarà un livello speciale in cui fallirò tantissimo, perché non bisogna morire, perché qui c'è scritto distruggi tutte le casse per senza morire per ottenere una gemma speciale. La prima gemma del gioco già è difficile. Qui basta fare così, senza mai morire. Mamma mia quanto sono scalato qua. Comunque, però un po' in un modo si può fare. E c'è pure il bonus di brio, che io odio. Sono sempre quasi le più nascoste. Le più nascoste sono. Comunque io taglierò, tipo farò vedere un tentativo e magari dopo farò vedere la fine del livello. E la gemma verde se la sblocco. Attenzione qua che bisogna uccidere tutte e due. Attenzione qua di non rotolare due volte perché ci sono i. Cioè. Attenzione qui sopra perché c'è un pulsante che sblocca. Un altro pulsante per sbloccare il terzo pulsante che vi permetterà di ottenere le ultime casse di questo livello. Le ultime due, credo. Attenzione qua. Già in 1 minuto siamo arrivati qua. Ma comunque è già semplice. Alla fine di ogni Bandicoot farò vedere un easter egg in alcuni livelli. Yeah, vita. Uccidiamo questo. Attenzione qua che c'è uno dei bonus, quello della fe Bandicoot femmina. Senti, se sentite un suono, non preoccupatevi. Ah, questa parte. Quanto la odio. No, accidenti, no. Ci vediamo qua. Comunque, ragazzi, ecco qui il mio final. 100%. Ho 79 vite. Te che c'è un modulo, se si sblocca la gemma verde, tutte le 26 gemme, tutte e due le chiavi. E devo fare ancora delle reliquie. Ci vediamo a quel punto del livello. Rieccoci. Questo è l'ultimo tentativo. Poi sai io. Ora. Preso, preso, preso. Andiamo avanti nel livello, finalmente. Spero di fare come ho fatto nel mio file, che prima prendo tutte le gemme colorate. Mamma mia, il bonus di questo livello. Difficile. Quindi taglierò ogni bonus per fortuna. Mamma mia, questo gioco veramente ti fa urlare. Non proprio urlare seriamente, ma. Meno male che avevo Aku Aku. Oh God. Oh God. Ho sentito che dice una cosa a caso. Questa volta ruoto, spinno. Chiamiamolo spinnare. Ci mettiamo addosso alla parete. Penso che sia addosso alla parete. Maledizione! Ci vediamo alla fine del livello. Ok ragazzi, qui piccolo segreto se si va qua. Qui c'è l'ultima testa di. L'ultimo oggetto per sbloccare il bonus di brio. Lo vado a fare e ci rivediamo al bonus normale. Ah, che fatica! Ho dovuto rifarlo 30 volte. Cioè, non 30 volte, però un sacco di volte. Muori, pipistrello. Ci vediamo alla fine perché questo bonus è difficile. Signori, non potete capire che bonus che è questo. Mamma mia. Ci vediamo alla fine del livello. Una volta, nel mio file, la prima volta che ho fatto, cioè al primo colpo, questa gemma, io con uno stupido ho roteato. Adesso questo qui mi servirà per fare quel blocco lassù. E se non ci riesco, addio a tutta la fatica che ho fatto. Non ci credo, ce l'ho fatta ragazzi, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Le gemme colorate hanno un colore diverso. Comunque, ci vediamo al prossimo livello, finalmente posso dirlo. Ah sì, intanto voglio andare a finire il secondo livello. I primi due livelli voglio finire. Comunque, noi ci vediamo nella parte nascosta. Signori, c'era una zanzara, quindi mentre gioco mi gratterò molto. Ecco, nello scorso, nel primo episodio,
non si poteva fare questo percorso perché qui ci mancavano tre casse. Eravamo a 40 su. E ecco qui le tre casse maledette. Evviva, sono anche caduto. E la gemma verde sblocca anche un altro percorso. Questo Castel Machinery. Boh. Comunque, un livello dell'ultima isola che vi permette di ottenere vite, altre vite e anche vite infinite se chiudete il gioco e poi rigiocate sempre. Però fino a 99 non so come arrivare a 127. Noi ci vediamo al prossimo livello, ragazzi. Al prossimo livello. Signori, mi sa che in questo livello non si può fare il 100%. Finalmente un livello nuovo. Comunque, spero in questo livello si possa fare il 100%. Fin da subito. Lo spero tanto, ma non credo. In realtà io non me lo ricordo. Non mi ricordo a che livello era del ah sì, il penultimo prima di Koala Kong, un altro boss. Molto difficile. Però mi ha suonato il telefono. No, perché l'ho messo silenzioso. Questo pezzo ci volevo un sacco di volte e veramente. Attenzione qua a non saltare troppo perché ci sono i pipistrelli venuti direttamente da Clash Royale. Ah sì? Quando c'è stato l'evento della clonazione, ho sbloccato ben due nuove carte. Io sono in Arena 6, però sono arrivato anche all'Arena 7, che in Arena 7 ho tutte le carte tranne le due, la principessa, lo stregone elettrico e il principe nero. Il principe nero non sono riuscito a sbloccarlo perché quando mai capita poche volte di avere una epica nel baule omaggio. Ma comunque e vai Udugo a qua. Attenzione qua, c'è un segreto, meglio non avere questo qui. Attenzione qua, c'è un segreto che io mi sono fatto sfuggire. Un paio di casse segrete qui ci sono. A ogni due c'è una cassa. Due. Cassa. E due. È una cosa fighissima. Attenzione qua che si può morire. Ci sono altri percorsi segreti. Comunque. Come stavo dicendo, c'è stato il coso dell'evento della clonazione. Non so quando caricherò questo video, ma all'evento della clonazione, che non c'ero mai arrivato in Arena 6-8 nel mio account vero, non quello il clonatore, in pratica ho sbloccato due novità: la clonazione e una leggendaria senza neanche una epica. Adesso vi vado a dire tutte le carte che sono uscite. Sentite qua, Oro. Non so quanto, Oro. Scheletrini. Torre infernale. E poi mi ha lampeggiato tutto. Il numeretto. Leggendaria. Stregone di ghiaccio. Mamma mia. Così ho tipo 6 leggendarie. Non lo so, comunque. Continuiamo nel livello perché non si parla di Clash Royale. No, ho sbagliato. Se muoio un'altra volta ci vediamo alla fine del livello. Taglio semplicemente il livello e lo rivedremo nella Road. Se non lo completo nella Road 100%. No, non si deve correre. Ci vediamo alla fine del livello. Siamo solo all'inizio del let's play. Guardate quante vite ho. 71. Siamo soltanto all'inizio del let's play. Signori, lo capite? Lo capite? No, non voglio ricominciarlo sto livello, ma lo rifaremo nella ruota. No.
ci rivediamo al prossimo livello. Questo livello è abbastanza odioso, però c'è un bug che mi servirà molto per un livello più avanti. È veramente difficile, però lo difficile del gioco è Simply Club. Comunque, ecco quel livello. Pericolo, dungeon. Ma tenterò di non farlo questo, magari il prossimo che è più difficile. E serve anche la gemma rossa, proprio la gemma più difficile per me da guadagnare. Cioè, in questo gioco si fanno vite facili. Accidenti. Prima morte su tre... A tre morti taglio, ci vediamo alla fine del livello. Ecco il bug che... Fai tutto il livello sulle corde, ma io non lo voglio fare perché sarebbe un po' banale. Magari ce ne... Ma dai, questo livello mi sa... Sì, si può fare la gemma. Oppure no. Ah no! Non si può fare in questo livello. Non si può fare, ragazzi. Quindi inutile che prendo il gas. Beh, io le prendo con le vite. Wow, due vite così a caso. Però vuol dire che neanche i programmatori lo sanno fare senza vite. Vabbè, terza perdita, ci vediamo alla fine del livello, magari al bonus, sì al bonus. Vedete, qui è il simbolo della gemma rossa e ci mettiamo un po' a farla perché è il livello più difficile. Fate attenzione che dietro a quel paletto della corda c'è un dirupo e quindi per arrivare al bonus dovete saltare. Ci vediamo alla fine del livello. Come vedete, un paio di casse sono là. Come vedete, c'è anche qua. Laggiù c'è una fine alternativa. Ah sì, in alcuni livelli c'è una fine alternativa. Tipo, c'è un livello oscuro che pratica Ukauka Akuaku. Ukauka è il fratello. Akuaku diventa argento. In pratica noi spacchiamo una cassa e si illumina. No. Bisogna guadagnare la gemma gialla. L'ultima gemma del gioco. Anzi, no, non l'ultima gemma del gioco, perché la gemma viola, bisogna sbloccare la gemma gialla che sta proprio nel livello, quindi in quel livello è tutto misto. Ottieni una gemma viola altrove per sbloccare un nuovo percorso, evviva! Anche qua non si può fare il checkpoint. Magari si può fare. No, secondo livello della palla, yeah! E ben l'ultimo. Devo controllare quanti minuti siamo, perché... Mi dispiace che questo livello non lo posso far vedere, quindi ci vediamo alla fine del livello per testare sta cosa. Ok ragazzi, il livello è finito. Qui in pratica si andava giù, vediamo un po'. No, si dovrebbe andare giù comunque. Noi ci vediamo al prossimo video. Questo livello lo rifaremo nella Road. Ciao!